tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda gli acquisti fatti da Shein. Ma prima volevo ringraziare un'azienda per avermi omaggiato di questi bellissimi pennelli. Allora, per essere precisa vi dico che questa azienda si chiama Emco. Questi sono dei pennelli professionali, sono 15 e il prezzo di 11,99 euro. Per essere proprio sincera al 100% vi faccio vedere proprio il prezzo così da non avere errori. Allora, sono 15 pennelli, io ovviamente li ho utilizzati perché per farvi una recensione ho bisogno di provare le cose e quindi li ho utilizzati. Arrivano in questa, allora, prima di tutto sono arrivati confezionati nella solita confezione di Amazon e poi sono arrivati in questa bellissima pochette molto molto bella di questo color taupe, ma che è anche del rosa all'interno. A me piace tantissimo questo colore, sembra tipo un rosa antico con del tortora, bellissimo. Allora, abbiamo 15 pennelli, i pennelli sono stati disinfettati e ovviamente per provarli, per dirvi se questi pennelli sono buoni oppure no, ho cercato di provarli come è giusto che sia. È facile dire se sono belli, sono brutti, eccetera, eccetera, però è giusto anche provare pennelli per utilizzarli al meglio. Io ho utilizzato alcuni di questi pennelli, che sono questi, vi faccio vedere proprio quelli utilizzati, sono questi qui. Abbiamo sia pennelli occhi che pennelli viso, pennelli anche per quanto riguarda le sopracciglia. Quelle che diciamo non riesco a capire l'utilità sono questi tipi di pennelli tagliati in questa maniera, quindi di questo non vi so dire, però per quanto riguarda i pennelli che ho utilizzato, quindi quelli di applicazione, mi sono piaciuti tanto. Io ho utilizzato questi per quanto riguarda il trucco e poi ho utilizzato questo tagliato in questa maniera per mettere l'ombretto al di sotto dell'occhio. Questo per il blush e questo per la cipria. Sinceramente mi sono trovata bene, mi sono piaciuti, anche il fatto di essere diciamo pennelli abbastanza morbidi, proprio per l'applicazione della cipria in determinati punti. Per quanto riguarda il blush, questo è un blush in crema, quindi con prodotti in crema. Sono sincera, mi sono piaciute. Bello anche il design del pennello, è in soft touch con la ghiera rose gold. Mi piace tantissimo l'abbinamento, mi piacciono tantissimo le setole. Non ho trovato delle setole al di fuori, diciamo, che uscivano fuori, non ne ho trovate, quindi devo dire che per il prezzo che è, specialmente adesso che è scontato, io se fossi in voi li acquisterei. Mi sono piaciuti, quindi ve li consiglio, ve li straconsiglio. Ovviamente poi li disinfetto e li metto da parte. Iniziamo adesso con farvi vedere cosa ho acquistato da Shein. Sono insomma un po' di cosucce, ma le altre devono arrivare perché ho fatto già un altro ordine, quindi stanno per arrivare. Vi faccio vedere un paio di scarpe, vediamo se mi allontano, un paio di scarpe che ho preso. Ormai mi sto sbizzarrendo per quanto riguarda anche le scarpe e sono queste. Il tacco non è alto, se non mi sbaglio sono 8 cm. Questa è la tipologia di scarpa che mi serviva. Hanno come in tutte le scarpe che posseggo, hanno la fibbietta qui alla caviglia, perché dovete capire che a me dà fastidio il fatto di essere tipo, avete presente quelle tipo ciabatte che fate quel rumore strano? Bene, a me non piace, quindi deve essere con la fibbia. Queste sono 8 cm di tacco, questa è la scarpa. E qui ha diciamo la parte dove esce il piede. Allora, io di norma di solito prendo calzo un 40, piede da fatina un 40, ma Shein mi ha mandato il 42 e devo dire che o si sono sbagliati a scrivere il numero o sanno che diciamo calzano un po' più grandi, più piccoli, non lo so. Comunque io le ho ricevute, le ho provate e mi sono piaciute. Ovviamente tutti
le cose che indosserò nei vari video. Io qui non li so modificare, ma sugli altri social li vedete anche indossati. E questo sicuramente lo vedrete anche indossato. Ovviamente ha la sua compagna, ve la faccio vedere perché non si sa mai. Questa è la sua compagna. E queste sono delle scarpe molto belle. Non sono bianche bianche perché qualcosa di bianco ce l'ho. È tipo un bianco sporco. Ma devo dire che mi sono piaciute. Sono molto molto carine. Ovviamente poi vedremo se stanno bene, nel senso tutta la giornata oppure un paio d'ore. Poi andiamo avanti. Di questo ve ne faccio vedere uno perché l'altro è ancora confezionato e poi quando li farò ve li farò proprio vedere in questi social. Ed è questo. Questo viene utilizzato per tantissime cose. Alcuni, se mi vedete bianca, ho messo un correttore più chiaro per dare più luminosità perché essendo che non sono abbronzata, mi vedo il viso troppo spento, quindi ho cercato di illuminare un pochettino. Comunque questo è un prodotto per quanto riguarda i miei pelosetti. Io lo utilizzerò per loro, ma potete utilizzarlo anche per bambini o altro che volete voi, anche per voi stessi. All'interno si trova questo sacchetto che poi vi dirò che cos'è. Dovrebbe essere la tipo Dice, come si dice? Sì, Dice, per fare le formine. C'è questo che non so che cos'è ovviamente. E poi la fine è questa, che sarebbe una cornice, questa qua, dove qui metterete le due zampine, o il piedino, o la manina, o quello che volete. E in questo lato metterete, non so se si vede, in questo lato metterete le due foto di quando era piccolo, di quando è più grande, non lo so. Io voglio un ricordo dei miei pelosetti. Sansone ha quasi 15 anni, non mi ricordo mai, dico 14, 16, non, cerco di non pensare l'età di Sansone e voglio un pensiero per loro due e quindi ne ho preso uno per Chloe e uno per Sansone. Non me ne vogliate per questa cosa, ma io li amo troppo e voglio che ci sia un ricordo di loro. Potete scegliere tra metterli anche in queste, però io preferisco averlo molto più grande perché loro sono grandi, hanno delle belle zampogne. Quindi questo poi lo farò e vi farò vedere come viene tutto preciso. Quindi poi vi farò un video sui social e vi farò vedere. Poi andiamo avanti. Ho preso un prodotto della Shiglam. Di solito non prendo make-up perché ne ho tantissimo, ma ho visto questa matita e quindi la volevo prendere. E questa è Eteral ed è un illuminante per gli occhi, questa matita così, che la vedo utilizzare a tantissime ragazze asiatiche qui all'interno dell'occhio. Oggi non l'ho utilizzata, ma la utilizzerò presto. Questa è la punta. Questa qui, e adesso io faccio lo swatch. È tanto che non faccio lo swatch. E questo è il prodotto. E vi assicuro che non si toglie nemmeno con le cannonate. Perché l'altra volta l'ho swatchata, ho lavato i piatti, ho fatto altri servizi. Ancora era lì bella che stesa. Ottimo. Poi ho preso qualcosa per quanto riguarda Chloe. Ho preso questa che sarebbe il sacchettino con il gancetto per quanto riguarda la cacchetta ed è questo qua. Allora, io ho quello in plastica rigida che ogni volta fa un rumore pazzesco cioè, sbattendo nella catena di Chloe, tong, tong, e mi dà fastidio. E quindi ho cercato di prendere questa qui più plasticosa, morbida. Qui dentro ovviamente vengono inseriti i sacchettini e poi qui dalla boccuccia usciranno i sacchettini. Mi piaceva tantissimo, visto che raccolgo cacca, è bello anche farlo vedere. A forma di cacca, mi piaceva tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. Poi ho
ho preso un altro aggeggino per quanto riguarda l'iPad, perché di solito lo appoggio sul tavolo oppure lo appoggio sul letto quando mi metto tipo di lato. Quando mi metto di lato, l'appoggio sul letto e volevo qualcosa di più stabile perché quello che avevo preso l'altra volta, che sarebbe questa qua rosa, non tiene l'iPad perché il mio iPad è abbastanza pesante. E quindi ho preso questo, fatto in questa maniera e si utilizza così. Allora, ha questa parte tipo soft touch. Lo aprite come volete, indifferente, cioè lo aprite così e lo potete mettere anche così, dipende come lo dovete mettere. Allora, in poche parole, qui verrà messo l'iPad e poi lo potete o bloccare, tipo che so se fosse un cellulare, o tenere alzato così, vedete? E così verrà tipo l'iPad. Comunque, questo è il cellulare. Per adesso ovviamente non sta dritto perché si deve appoggiare. E in poche parole, aspetta, comunque in poche parole dovrebbe rimanere così. Ovviamente questo non è un cellulare, un iPad, quindi viene male. Comunque è questo, oppure lo mettete al contrario, come lo volete utilizzare, lo utilizzate. Mi piaceva molto, quindi l'ho preso. Così questo lo scenderò sotto nella mia stanza, perché quando guardo i video dipende, o li guardo con il manubrio. Quello che si mette al collo che lo tiene così, quindi guardo in questa maniera. Se sono stanca di stare in questa posizione, mi cambio posizione e mi metto più dritto. Poi ho preso una cosa. Poi cosa ho preso? Cosa ho preso? Cosa ho preso? Allora, Stefania Passione Bracciale, ho preso dei bracciali, spero che non arrugginiscano e non mi fanno nessun tipo di problema al braccio. Ho preso delle perle, se non mi sbaglio sono in acciaio, quello che sia, e sono queste, sono delle sfere, e sono queste, ve le faccio vedere da vicino, sono queste. Non sono pesanti, la cosa che mi interessava di più è che non erano pesanti. Io di solito utilizzo questi tipi di bracciali più colorati, ma certe volte dipende come sono anche vestita, mi piacevo proprio utilizzarli semplici, quindi toglievo questi perché tanto sono elastici e mettevo tipo queste sfere, proprio tutte così, perché sono dal più grande alla sfera più piccola, vedete? Mi piaceva tantissimo l'effetto che dà sul braccio e quindi ho preso questo. Il prezzo era bassissimo. Poi mio figlio si è preso dei completini. L'amica di mio figlio si è presa anche dei bracciali, orecchini, bellissimi, l'ho visti, mi sono piaciuti tantissimo. Non ce l'ho qui ovviamente perché già li ha presi lei. Comunque mi sono piaciuti. Poi ho preso dei puff, questi qua per sotto l'occhio. Io di solito utilizzo quello della Essence e mi trovo benissimo. Infatti, la prossima volta che li trovo me ne prenderò altri due perché sono introvabili. Perché mi serviva proprio un puff grande. Adesso che ho preso questo, che è quasi della stessa dimensione di quello di Essence, quindi mi va benissimo. Vengono in dotazione questi due puff. Il colore, c'erano altri colori che mi piacevano pure, però alla fine ho preso questi. E ce n'è uno bianco fatto così proprio per mettere la cipria sotto l'occhio, e uno leggermente più grande, sempre per la cipria sotto l'occhio. Mi sono piaciuti e l'ho voluti prendere. Sono molto molto utili. Di norma anche Primark li porta. E ci sono vari siti che costano un sacco di soldi, tipo 15 euro. Io l'ho preso pochissimo, quindi sicuramente ne prenderò altri. C'erano altri colori. Sono della Powder Puff Magif. Sono dei puff, niente di che. A me piacciono, li utilizzo benissimo per mettere la cipria e quindi li ho presi. Poi, dai, gli ultimi due prodotti e vi lascio in pace. Ho preso dei barattoli per mettere delle cose, che adesso vi faccio vedere. Faccio vedere prima il barattolo come viene in questa bustina e poi così
ne ho prese di due dimensioni, boh, non lo so. Comunque, il barattolo in questione è questo. Ed è quello per le creme, per fondotinta, per quello che volete. Vi faccio vedere come esce. Ah, questo. Riesco? Sì. Questo, diciamo, contenitore. All'interno ci sarà questo che ha il piano di sotto, messo così. Questo è quello con la pompetta. Si avvita. Si avvita. E da questo lato dovrebbe uscire la crema. Crema, fondotinta, quello che volete. Ed è questo. Io ne ho presi due e già uno l'ho utilizzato. Io ho messo questa che è la crema anti-age alla bava di lumaca di Lino Nasti, è il makeup artist che seguo, che è di Napoli. Questa era dentro il barattolo. Vediamo se ce l'ho ancora il barattolo. Eccolo qua. Era dentro questo barattolo e ogni volta dovevo pucciare le dita e utilizzarlo sul viso. E quindi ho deciso di toglierlo direttamente da qua dentro e utilizzarlo proprio in questa maniera. Adesso vi faccio vedere. Qui vedete c'è il buchetto, non so se si vede. Pigiando esce la crema, vedete? E voi prendete la crema e la mettete sul viso. Io proprio buono. Mi trovo bene con questa crema. Mi piace tantissimo perché esce la quantità giusta e poi soprattutto non c'è il bisogno di inserire le dita, forse è brutto il gesto, comunque mettere le dita per utilizzare la crema. Lo potete fare anche con il fondotinta, ad esempio io ho dei fondotinta che dovevo miscelare i due colori, li inserisco qua dentro tipo i due fondotinta, faccio l'erogazione e escono direttamente miscelati i due colori. A me è piaciuto, infatti come vedete ne avevo preso già due. Questo è più piccolo, più grande, no, sono uguali. Comunque ho scelto la dimensione, potete scegliere se non mi sbaglio più piccolo e più grande. Ne prenderò altri perché voglio utilizzare le creme, le voglio mettere qui proprio per non inserire le dita. Le creme oppure anche altri tipi di prodotti. Per svuotare il contenitore, ho preso anche queste che sono delle bacchette per svuotare i contenitori. Io non credevo che erano così grandi in base alla foto, ma sono tre pezzi. Sono tre pezzi, come vedete qua, e io ho utilizzato quella più piccola, ovviamente. Ve la faccio vedere proprio, aspettate, vi faccio vedere quella più grande, perché da un lato ha il cucchiaino e dall'altro ha la spatola. Infatti, all'inizio c'è anche il video nell'altro social proprio per farvi vedere come l'ho fatto. All'inizio ho utilizzato il cucchiaino, quindi ho prelevato la crema e l'ho inserita nell'altro. Poi, quando sono arrivata alla parte dove il cucchiaino non mi poteva aiutare, sono andata con la spatolina e ho pulito direttamente il barattolo e ho prelevato quasi tutto il prodotto, cioè tutto il prodotto si può dire. E queste spatoline sono molto utili. Certo, queste qua grandi non so cosa farne, però li posso utilizzare per fare dei cocktail. Sono molto carini, però dai. Comunque, ho utilizzato quello più piccolo, mi sono trovata bene. Questo lo metterò qui nella postazione, così da utilizzarlo altre volte. Mi sono trovata benissimo e se dovete togliere del fondotinta, delle creme, del barattolo, dai tubicini, questi sono ottimi veramente. L'ultima cosa che ho preso è questa. Lo so, l'ho vista su TikTok, mi è piaciuta e quindi l'ho voluta prendere. Qui metterò sono ancora indecisa nel mettere lo struccante. Perché qui ovviamente in questa bottiglia metterò lo struccante, poi lo avviterò qua sopra così e poi questo ovviamente lo toglierò pigiando il bocchettino, cioè qui pigiando questa parte qui, mettendo il cotone sotto uscirà
lo struccante e lo utilizzerò. A me è piaciuto, cioè a me piace, cioè, piacciono queste cose così più kawaii, pucciose, non lo so. Mi è piaciuto tantissimo da tenere qui nella mia postazione. E che dire, dai, è molto carina questa cosa. Lo so che è una sciocchezza, però mi piaceva tantissimo e quindi volevo una cosa un po' più pucciosa qui nella postazione. E quindi metterò lo struccante qua dentro e quando lo utilizzerò nel dischetto. No? Che dire? Carina, no? Va bene, va. Allora, per quanto riguarda questo video è tutto. Ovviamente ditemi qual è il vostro pezzo preferito, di tutto quello che vi ho fatto vedere. Non vi dico il mio. Io ringrazio tantissimo l'azienda per avermi mandato questi pennelli. Li ringrazio tantissimo. Ditemi ovviamente qual è il vostro pezzo preferito. Scrivetemi nei commenti, io vi leggerò quando posso, risponderò. Di solito lo faccio quasi subito. Se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!